Il nostro brunch sta prendendo finalmente forma e adesso da New York voliamo in Olanda perché prepariamo dei Dutch pancakes bellissimi in due versioni, una dolce e una salata, che ecco, questi non li ha mai provati, sono sicura sarà super curioso. Iniziamo! Per i Dutch pancakes 6 uova, 140 g di farina, 250 g di latte, 80 g di burro, 40 per ciascuna padella. Per la versione dolce, zucchero a velo, vaniglia, frutti di bosco. Per la versione salata, 40 g di parmigiano, ricotta e zucchine per guarnire. Primo step, iniziamo con il burro. Lo dobbiamo far sciogliere nelle padelle. Quindi, 40 g l'uno. Voilà. E le inforno direttamente. Ovviamente è super importante che siano padelle che possano andare in forno. Proseguiamo quindi con l'impasto. Uova. La cosa bella di questa ricetta è che la base è la stessa, poi la dividiamo in due ciotole, così una per la versione dolce e una per la versione salata. Poi prendo un pizzico di sale, che anche nella versione dolce comunque ci vuole, ed una prima mescolata alle uova. Non le devo montare, ma insomma romperle per bene. Super. Farina, la setaccio, questo è uno step importante per non creare grumi. Mescoliamo bene per farla assorbire. Pastello perfettamente liscio, quindi possiamo andare dentro con il latte. Pronto, ora lo dividiamo per le due versioni, quindi molto semplicemente ne travaso una metà circa in un'altra ciotola, ma sì, direi che va bene. Per quella salata, parmigiano. Voilà. E per quella dolce, invece, un po' di estratto di vaniglia. Perfetto. Che profumo. E giusto un cucchiaino di zucchero. Ci siamo. Controlliamo le padelle. Il burro è ben sciolto, quindi poggia pentola. Voilà, sfrigolante, appena appena nocciola, perfetto. Vado con quella dolce, così, tutto in una volta e subito in forno. Ok, versione salata, stesso discorso. Anche questa vola in forno. E ci rivediamo tra una ventina di minuti.
Ci siamo? Wow, guarda che roba! Avevo detto che sono una meraviglia. Allora, quella salata, qui bisogna fare un po' in fretta, con qualche cucchiaiata di ricotta. Qua e là. Sono gonfiate perfettamente. E poi un'insalatina di zucchine che ho semplicemente tagliato così con il pelapatate e condito con olio, sale, pepe e una goccia di limone. Fantastiche. Qualche fogliolina di timo. Perfetto. Quella dolce invece andiamo sul classico, quindi lamponi, mirtilli, more, hanno un profumo incredibile, fragoline, e qui una valanga di sciroppo d'acero. Ultimo tocco, come se non fosse abbastanza, spolveratina di zucchero e queste, amici, vanno portate in tavola così, in padella. Sono venuti davvero una meraviglia, fatemi fare una foto che la mando a Checco e in 10 minuti sono sicura sarà qui. Questo non lo nota. Dutch Pancakes. Mettiamo il burro nelle padelle e poniamo in forno a 200 gradi sino a che il burro sarà sciolto e comincerà a sfrigolare. Intanto prepariamo l'impasto. In ciotola mescoliamo le uova, poi setacciamo la farina e uniamo il latte. Dividiamo il composto in due ciotole. Nella prima aggiungiamo formaggio grattugiato e un pizzico di sale per la versione salata, nella seconda vaniglia e zucchero per la versione dolce. Prendiamo le padelle dal forno, ci versiamo dentro gli impasti ed inforniamo nuovamente per 20 minuti. Poi siamo pronti a guarnire.